I flussi immigratori, la Sicilia e la costa agrigentina, porta d'Europa. L'intervento dell'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, al convegno sul centro storico al Posta Vecchia. Davide Saia. Il recente scandalo del centro accoglienza di Lampedusa ha riacceso i riflettori sulla questione e sulla gestione dei flussi migratori sulle coste agrigentine. Una tematica questa che vede interessata la sensibilità dell'arcivescovo Francesco Montenegro. Il pastore della chiesa di Agrigento nello scorso maggio è stato nominato presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni, un ruolo conferitogli dalla CEI per la sua appassionata attenzione al fenomeno migratorio che vede nella nostra provincia, l'isola di Lampedusa, essere la porta d'Europa. E proprio nel merito del recente caso del centro accoglienza è intervenuto Don Franco. Fanno chiudere gli occhi per la vergogna, nello stesso tempo anche tanta indignazione. Ecco, ho visto degli uomini che dalle immagini che venivano fuori erano trattati come animali. Oggi c'è grande rispetto per gli animali ed è giusto, però ci dovrebbe essere, dico, altrettanto, non dovrei dire di più, ma se fosse già altrettanto non arriveremmo a quelle scene che abbiamo visto. L'arcivescovo Montenegro nel corso delle sue omelie ha più volte richiamato e bacchettato la classe politica, chiedendo maggiore attenzione per la gestione della cosa pubblica e per le emergenze sociali della città. Appello urlato anche in più occasioni per quanto riguarda il centro storico di Agrigento. E in tema di centro storico ascoltiamo l'opinione di Don Franco sul progetto Terra Vecchia. Io non sono un tecnico, io penso che un centro storico non si debba perdere e annullarlo, che ci possono essere degli interventi che in qualche modo possono recuperare e quindi far riabitare questo centro storico, siano benvenuti perché non facciano a pugni con la realtà che c'è stata.